coppie omosessuali e via dicendo, di poter stralciare da questo provvedimento, perché la conseguenza sarebbe secondo me dannosa anche in termini di contenzioso enorme nel paese civile, dei commi dal 36 al 65 che appunto riguardano le convivenze eterosessuali e di fare di questo un disegno di legge a parte per evitare, Presidente, un danno enorme, un enorme contenzioso per tanti, per milioni di italiani che hanno fatto delle scelte e noi con questo provvedimento rischiamo, voi o chi lo voterà, di mortificare la libertà di scelta di queste persone. Grazie Presidente. Grazie. Sulla proposta di stracciare dal provvedimento i commi da 36 a 65 dell'articolo 1, unico, relativi alla disciplina delle convivenze di fatto, chiedo, ai sensi dell'articolo 86,7 del regolamento, il parere della relatrice, onorevole Campana. Parere negativo. Grazie. Sulla proposta di stralcio formulata dall'onorevole Baldelli, darò la parola ad un deputato contro ed uno a favore. A norma dell'articolo 41,1 del regolamento, ha chiesto di intervenire contro l'onorevole Verini. Ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Noi siamo contrari a questa richiesta di stralcio perché tra i cardini fondamentali di questa legge c'è non solo l'istituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso, ma anche tra coppie etero ed omosessuali che hanno consolidati legami affettivi, progetti di vita in comune. Sono persone che vivono insieme, si vogliono bene, dormono e si svegliano insieme, soffrono e sperano insieme e che non vogliono formalizzare il loro rapporto né con il matrimonio né con l'unione civile che entro questa settimana diventerà legge. Anche queste sono famiglie, sono fondate sull'amore, sul rispetto reciproco e su comuni progetti di vita. Sono centinaia di migliaia nel nostro paese, forse anche di più. Meritano le